Buon pomeriggio, apriamo subito con la visita a Bari e diversi incontri tenuti in mattinata dal generale Figliuolo, il commissario per l'emergenza sanitaria. Insieme a lui anche il responsabile della protezione civile Curzio. Siamo in diretta, collegati in diretta con Gianni Sebastio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Monica, siamo in diretta nella fabbrica di mascherine della zona industriale di Bari, l'unica nel suo genere perché si tratta di una fabbrica pubblica in Italia. Sono con il capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, l'ingegner Fabrizio Curcio, che in esclusiva ci rilascia queste dichiarazioni. Si è appena concluso il punto stampa con il generale Figliuolo. Qual è l'impegno della Protezione Civile per la vicenda legata ai vaccini? Ma è un impegno a tutto tondo. Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile supporta la struttura del commissario in questa sfida che è nazionale. Lo stiamo facendo con delle visite, dei sopralluoghi regionali insieme ai presidenti delle regioni e alle strutture che lavorano qui. E prendiamo atto che in Puglia il sistema di protezione civile sta supportando in maniera egregia la parte sanitaria. Come è stato ricordato, questo è un centro di produzione di mascherine voluto dal Presidente della Regione, realizzato dal Sistema di Protezione Civile Regionale, unico nel suo genere. È l'emblema della sinergia che dobbiamo mettere per vincere questa sfida a livello locale e quindi nazionale. Grazie al capo del Dipartimento della Protezione Civile a livello nazionale, l'ingegner Curcio, grazie per questo contributo. Dicevamo del generale Figliuolo che ha parlato del piano della Regione Puglia che è in linea con quello nazionale, l'81% è stato vaccinato per quel che riguarda gli over 80, in perfetto regime anche quello degli over 60, e c'è addirittura una percentuale in più per la categoria dei fragili. Sentiamo uno stralcio delle dichiarazioni del generale Francesco Paolo Figliuolo. È stato presentato un piano che è molto coerente con il piano nazionale, con obiettivi ben chiari e definiti, e di questo do atto alla Regione Puglia e all'assessore professor Lopalco. Gli obiettivi da raggiungere sono assolutamente in linea col piano nazionale. Devo dire che oggi la Puglia ha raggiunto oltre l'81% di prima somministrazione sul personale over 80, è in pieno target per gli over 70 ed è anche sopra media in questo momento per i fragili. Di questo voglio dare atto al Presidente e a tutti coloro i quali in maniera sinergica e unita lavorano per questa campagna vaccinale che non ha precedenti nella storia d'Italia e credo dell'umanità. Siamo a stamattina a 16 milioni e 600 mila somministrazioni, di cui 11 milioni e 700 mila prima somministrazione e 4 milioni e 900 mila persone vaccinate. Che cosa succede nel prossimo futuro? Nel prossimo futuro noi avremo da qui al 29 2 milioni e mezzo di ulteriori vaccini in afflusso e dal 29 al 4-5 di maggio, giorno in cui finisce tecnicamente l'afflusso del mese di aprile, altri 2 milioni e 600 mila vaccini a livello nazionale. E per il mese di maggio le proiezioni, a mio avviso, sono buone perché parliamo di almeno 15 milioni di vaccini. Dunque i vaccini stanno arrivando, è quello che ha detto il generale Figliuolo. Inoltre ha aggiunto che la Puglia è stata la prima regione in Italia a inoculare il vaccino Johnson & Johnson. Nella serata di ieri sono state somministrate circa 70 dosi. È intervenuto anche il governatore di Puglia Michele Emiliano, il quale ha parlato della possibilità del lavoro che si sta facendo per l'istituzione in Puglia, nel Salento Azzollino, di una fabbrica per vaccini. Sentiamo Michele Emiliano. Siamo riusciti nell'ultima settimana a colmare alcune voragini che si erano create nel numero di vaccini disponibili per la Puglia. Abbiamo dovuto un po' rallentare. Questo rallentamento serve a fare il target in modo tale da non creare sbilanciamenti anche con le altre regioni e ci stiamo attenendo a questa regola. Oggi molti medici di medicina generale lamentavano di non avere vaccini sufficienti, mi scuso con loro, ma devono comprendere che è un rally di regolarità dove
non si possono fare più dosi del necessario. Il commissario ha potuto verificare nella riunione che abbiamo appena fatto tutta l'organizzazione di gestione del piano vaccinale. E per finire il generale Francesco Figliuolo ha concluso dicendo dobbiamo migliorare e ha invitato a un maggiore cauto ottimismo per tirarsi fuori dalla pandemia. È tutto dalla zona industriale di Bari, dalla fabbrica pubblica di dispositivi di protezione industriale, la linea torna a Monica Arcadio. Grazie a Gianni Sebastio e a Lorenzo Angiuli per questa cronaca dettagliata della visita di Figliuolo a Bari. Andiamo avanti, poco fa lo abbiamo sentito il Presidente della Regione parlare proprio dei medici di famiglia, chiedendo scusa alla categoria per quello che sta avvenendo a causa appunto della carenza di dosi. Noi proprio questa mattina abbiamo sentito insieme al nostro Attilio Scarano la FIMGE. Sentiamo. Beh, noi abbiamo iniziato a vaccinare nella regione Puglia e in ASL Bari all'inizio di aprile, i primi giorni di aprile. E devo dire che il dato è molto, molto importante. Fino allo scorso martedì avevamo vaccinato oltre 85.000 soggetti in tutta la regione ed eravamo all'8% di tutti i vaccinati della regione Puglia. Quindi un dato molto importante in una condizione comunque di carenza di vaccini. Senza dosi Pfizer, medici di famiglia pronti a interrompere l'adesione alla campagna vaccinale per il Covid. A dichiararlo Nicola Calabrese, segretario FIMGE Bari, a poche ore dalla notizia comunicata dall'ASL che i 12.000 vaccini Pfizer arrivati mercoledì e destinati alla medicina generale per i soggetti estremamente fragili verranno usati invece negli hub per la somministrazione ai cittadini tra i 70 e i 79 anni, costringendo così i medici di famiglia a disdire tutti gli appuntamenti già fissati con i pazienti che, stando al piano vaccinale nazionale, avrebbero la priorità in quanto disabili o affetti da patologie correlate ad un elevato tasso di letalità associato al Covid. Tutto questo nonostante le vaccinazioni tramite medici di famiglia procedessero con ottimi numeri. Ci siamo fermati oggettivamente perché questa settimana nella ASL Bari non è prevista una consegna di vaccini alla medicina in generale. Ci avevano promesso la stessa quantità della scorsa settimana, ma sono stati dirottati verso altre strutture, lasciando i nostri pazienti, che sono, come dire, gli estremamente vulnerabili, quelli che dal piano vaccinale nazionale hanno la priorità assoluta, in questa settimana senza un punto di riferimento rispetto al loro diritto di essere vaccinati. Il rischio poi in definitiva qual è? Beh, queste sono le categorie che secondo le indicazioni e le evidenze scientifiche hanno il maggior rischio di avere effetti gravi a seguito dell'infezione da Covid. L'obiettivo del piano vaccinale è stato quello di ridurre la mortalità e quindi le situazioni gravi. Per questo si è scelto di partire dagli over 80 e a seguire gli estremamente vulnerabili. Adesso quindi che cosa farete? Beh, noi domani sentiremo i colleghi, ci confronteremo. E chiaramente prenderemo decisioni anche alla luce di quelle che saranno le ulteriori evidenze da parte di chi dovrà fare le scelte, deve fare le scelte e soprattutto deve comunicare ai cittadini come intende tutelare il loro diritto. E la Puglia intanto oscilla tra la zona arancione e addirittura la zona gialla. Già a partire dal prossimo 26 aprile lo studio in queste ore dei dati da parte degli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità e dunque ormai è questione di poco, si capirà effettivamente dal lunedì la Puglia in che zona finirà. Da lunedì 26 aprile la Puglia non sarà più rossa e addirittura potrebbe finire direttamente in zona gialla senza passare per l'arancio. Tutto questo mentre i contagi restano molto alti, in calo sì, ma pur sempre sopra la soglia di allerta. Dubbi sulla posizione dunque per questo motivo ce ne sono, ma saranno dissipati ormai già nelle prossime ore. Potrebbero essere 14 in tutte le regioni e 2 province autonome ad andare in zona gialla come previsto dal decreto di aperture. Nessuna regione dovrebbe restare rossa, 5 sarebbero arancioni.
arancioni. Fra queste ci sono la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, la Val d'Aosta e la Sardegna, per la quale però ci sono ancora alcuni dubbi. Diventerebbero gialli Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche e Piemonte, l'autonoma Bolzano, l'autonoma Trento, la Puglia, la Toscana, l'Umbria e il Veneto. Lo spostamento sarà deciso sulla base del monitoraggio all'esame dell'Istituto Superiore di Sanità Ministero della Salute. A Bari, per esempio, per la seconda settimana consecutiva continua la discesa della curva dei nuovi contagi. Nel periodo 12-18 aprile i nuovi casi si attestano a 2.945 con un tasso settimanale per 100.000 abitanti collocato a 239,4, al di sotto della soglia di 200 nuovi casi per 100.000 abitanti. La settimana precedente il tasso era di 272,2 casi ogni 100.000 abitanti. Nei giorni scorsi il presidente della regione Michele Emiliano e l'assessore allo sviluppo economico Alessandro De Linoci avevano scritto al ministro per la salute Roberto Speranza chiedendo per la Puglia la zona arancione, considerato che fino al 30 aprile allo stato attuale sarebbe in zona rossa. I dati delle ultime ore e le analisi in corso da parte degli esperti la rimettono dunque in discussione. E intanto è dell'ultima ora la notizia che la Sardegna sicuramente lo capiremo meglio con l'ordinanza, ma sicuramente andrà in zona rossa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Bentrovati, apriamo l'edizione provinciale con la cronaca. Un vero e proprio arsenale è stato scovato a Bari dai carabinieri in un box all'interno di alcune fioriere. Erano nascosti Kalashnikov, fucili e munizioni. Un vero e proprio arsenale tra fucili, mitragliatori e pistole complete del relativo munizionamento erano custoditi in una cantinola di un complesso residenziale, è quanto scoperto dai carabinieri a Bari. In particolare, i militari dell'arma, dopo aver notato movimenti sospetti nei pressi di un complesso residenziale al quartiere Picone, hanno deciso di fare irruzione. Entrati nel box, si sono ritrovati davanti alcune grosse fioriere piene di terra. Non si sono lasciati scoraggiare, sono andati a fondo e proprio all'interno di quei vasi sono state trovate le armi. Nascosti sotto la terra c'erano, imballati con celofane in ottimo stato di conservazione, due Kalashnikov AK-47, un fucile mitragliatore M16, uno a pompa calibro 12, un altro calibro 5,56, tre pistole calibro 9, tutte di provenienza illecita perché oggetto di furto, con matricola a brasa, oltre 550 munizioni di vario calibro. Le armi sequestrate saranno sottoposte agli accertamenti balistici. Nei giorni scorsi, intanto, durante i controlli delle persone sottoposte a misure di sicurezza, i carabinieri hanno arrestato Antonio Romito, meglio noto come Maradona, appartenente al clan Strisciugli, operante nel Borgo Antico, sottoposto alla misura della libertà vigilata, in quanto trovato in possesso, durante una perquisizione domiciliare, di due pistole calibro 9 illegalmente detenute, entrambe munite di caricatori completi di cartucce. Le reliquie di Sant'Erasmo non sono state rubate dalla chiesa madre di Sant'Eramo in Colle, nel Barese. Ho appreso con turbamento e sconcerto dal parroco Don Michele Lombardi che sono state sottratte le reliquie del nostro santo patrono, dice il sindaco Fabrizio Baldassare. Le reliquie di Sant'Erasmo erano custodite nel reliquiario che si trova nell'archivio della chiesa matrice. Il parroco ha sporto denuncia ai carabinieri, sono state avviate indagini per risalire all'autore del furto sacrilego. Adesso ci spostiamo a Foggia per un importante processo che ha preso il via oggi. Attilio Scarano. Contestata una nuova aggravante per Cristoforo Aguilar, il 38enne reo confesso dell'omicidio avvenuto ad ottobre 2019 dell'ex suocera Filomena Bruno, aggravante da ergastolo che si aggiunge alla premeditazione, ovvero quella di aver ucciso una donna già vittima di stalking da parte dell'uomo. Questa è la richiesta del pubblico ministero, intervenuto ad inizio udienza in corte d'assise per il processo a carico proprio dell'ex fuggiasco Aguilar. Aguilar, che è collegato in videoconferenza dal carcere di Vicenza, non ha inteso rilasciare dichiarazioni. Il difensore dell'imputato, l'avvocato Marco Merlicco, ha poi proposto una serie di eccezioni processuali, quindi la Corte si è aggiornata all'udienza del 7 maggio, dove cominceranno ad essere sentiti i primi carabinieri che si occuparono delle indagini subito dopo il brutale omicidio. Assenti i familiari della vittima, come spiegato proprio dal loro legale Michele Sodrio, perché all'ultimo momento, presi tutti da una fortissima ansia al solo pensiero di stare nella stessa aula con Aguilar collegato in videoconferenza.
ed è stata accolta dal gruppo di Foggia la richiesta di giudizio abbreviato avanzata dai legali di Michele Verderosa e Francesco Stallone, i due ventottenni foggiani accusati dell'omicidio di Donato Monopoli avvenuto a seguito di una rissa in una discoteca alla periferia di Foggia ad ottobre 2018. La vittima morì 7 mesi dopo di coma in ospedale e i due imputati, accusati di omicidio volontario aggravato per i futili motivi, andranno quindi a processo con rito abbreviato, poiché l'aggressione avvenne prima dell'entrata in vigore della legge che nega il rito abbreviato per reati gravi punibili con l'ergastolo. E adesso ci spostiamo a Bari, sempre per la cronaca giudiziaria. Aveva preferito annullare la compagna piuttosto che perderla. Sono questi alcuni dei passaggi, delle motivazioni con le quali la Corte d'Assise di Appello di Bari nel gennaio scorso ha confermato la condanna a 22 anni di reclusione nei confronti del 34enne barese Marco Basile, imputato per l'omicidio della 48enne Donata Di Bello. Aveva preferito annullare la compagna piuttosto che perderla e per questa idea del controllo della donna l'avrebbe uccisa accoltellandola. Sono alcuni passaggi delle motivazioni con le quali la Corte d'Assise d'Appello di Bari nel gennaio scorso ha confermato la condanna alla pena di 22 anni di reclusione nei confronti del 34enne barese Marco Basile, imputato per l'omicidio volontario e l'occultamento del cadavere della 48enne Donata De Bello, il cui corpo fu trovato il 13 luglio 2017 nella casa al quartiere Madonnella di Bari, dove la coppia aveva convissuto. Nelle motivazioni i giudici ricostruirono i frequenti litigi e le colluttazioni fra i due, come quello della sera del delitto, dimostrato dalle scoriazioni e dalle chimosi, anche di origine non recente, rilevate sul corpo della donna. La Corte parla di un'estrema disinvoltura con la quale Basile ha agito, sintomatica di un'indole malvagia, e anche di un'odiosa natura e raccapriccianti modalità dell'azione. Infatti, dopo aver cagionato volontariamente la morte della compagna, si legge nella sentenza, ha inteso occultarne il cadavere avvolgendolo con un tappeto, un lenzuolo, un telo di celofano e un piumino e trasportandolo al piano superiore, dove lo rinchiudeva in un armadio. La realizzazione scientifica dell'operazione, concludono i giudici motivando la mancata concessione delle attenuanti nonostante fosse incensurato, evidenzia come l'intenzione dell'imputato fosse proprio quella di nascondere il corpo privo di vita della compagna per celare l'omicidio. Voltiamo pagina, basta aggressioni negli ospedali e danni del personale sanitario, servono maggiori controlli per i protocolli d'ingresso, questo è l'appello dei sindacati di Foggia. Sono tristemente noti i ripetuti episodi che si sono succeduti in questi giorni di piena pandemia ai danni del personale sanitario impegnato sul fronte del rispetto delle regole anti-Covid, come l'aggressione ad un dipendente presso il presidio ospedaliero di Via Masselli a San Severo e quelle avvenute pochi giorni fa presso i CUP di Manfredonia e di San Severo. Non è pensabile che chi lavora rischiando il contagio tutti i giorni debba subire violenza fisica ed aggressioni senza senso e inaccettabili. È ora di istituire una vigilanza reale e protettiva verso il personale. Questo è l'appello dei sindacati interessati. La nostra richiesta è che è necessario che venga potenziata la vigilanza nei CUP, nei front line, nei front office, nei posti dove c'è il personale sanitario e o amministrativo che lavora appunto con il pubblico e per il pubblico. E per noi è necessario che i protocolli di entrata, i protocolli di uscita in tutte le strutture sanitarie, in tutti i plessi, siano rispettati, ma soprattutto che siano rispettati fino alla fine. Questo perché sia protetto il personale sanitario e amministrativo, che non può rischiare la mattina, non soltanto diciamo, eventualmente di potersi beccare il Covid, ma anche perché insomma, rischia di essere aggredito, di picchiato, malmenato. E questo non è giusto. Pur comprendendo le esigenze di quanti vanno nelle strutture sanitarie, negli ospedali, agli sportelli CUP, eccetera, che certamente se ci vanno hanno problemi, malessere, per l'amor del cielo, quindi massima comprensione per l'utenza, per loro, però massima comprensione significa anche far rispettare le regole e proteggere l'incolumità del personale sanitario. Quindi, ricapitolando, i nostri 3 punti, maggiore vigilanza, protocolli di entrata e di uscita in sicurezza fatti rispettare fino alla fine. Comprensione perché tutti siamo nella stessa barca in quelli che sono i mesi più drammatici di questo secolo.
Sempre più allarmante nella città di Foggia il problema della criminalità giovanile e del vandalismo. Allora ascoltiamo l'appello del gruppo Ottavi e di alcuni residenti del quartiere Pantanella. Come Ottavi, insieme ad altre associazioni giovanili, abbiamo lanciato questa campagna di sensibilizzazione per cercare di raggiungere la parte onesta di questa città, la parte che vuole riprendersi i propri spazi e far capire loro che non è sola, che c'è effettivamente un gruppo di giovani che vuole riprendersi i propri spazi. E dall'altra parte cerchiamo di arrivare a quei ragazzi che effettivamente possono porre in essere comportamenti lesivi per la nostra comunità, per cercare di far capire loro che effettivamente questi comportamenti non saranno sempre impuniti. E c'è anche la possibilità di trovare delle realizzazioni personali diverse dalla violenza gratuita. Due mesi fa abbiamo inviato una lettera al sindaco e al prefetto per sottolineare l'importanza di iniziare a prendere in considerazione la tematica della violenza giovanile, date le vaste ripercussioni che questa ha sulla vita dei cittadini. Abbiamo proposto anche delle soluzioni concrete, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta. E quanto affermano dal gruppo Ottavia, che in collaborazione con altre associazioni molto attive e impegnate della città di Foggia, hanno anche avviato una campagna contro il vandalismo e per la tutela dell'arredamento urbano, come quella che riguarda la zona del parco cittadino Pantanella. Prima ancora che come associazione Ottavia mi dispiace parlare da residente, perché proprio ad esempio in quel punto è caduto mio nipote qualche giorno fa, che l'ho portato qui a giocare, e mi sono sentito frustrato nel doverlo abituare a giocare in queste condizioni, quindi ho cercato di trasformare questo senso di frustrazione in attivismo e vedere manto sporco, se non addirittura rotto, attrezzi malfunzionanti, credo che penso sia arrivato il momento di dire basta e di attivarci per questo. Ragazzini purtroppo giovanissimi, parliamo di 13-14 anni, che addirittura lanciano sassi contro balconi e contro finestre. Questo posto non è curato molto bene, perché hanno addirittura sradicato una panchina. Io ci lavoro perché a causa del Covid le palestre sono chiuse e sarebbe gradevole magari trovarlo un pochino più decente. Dobbiamo cambiare proprio la mentalità e per questo abbiamo realizzato una serie di storie e post sulle nostre pagine social, e oltre a questo abbiamo realizzato una campagna in presenza mettendo dei cartelli sulle panchine, quelle che sono state riqualificate dalla città, e sottolineando come siano stati spesi dei soldi pubblici per riparare queste panchine, quando basterebbe semplicemente prendersene cura. Covid, un gruppo di giovani studenti ha condotto una ricerca pubblicata recentemente su una delle migliori riviste scientifiche internazionali. Si tratta di ragazzi tra i 13 e i 20 anni di età, e fanno parte di Agora, incubatore di giovani talenti del territorio in ambito biomedico. Sentiamo. Uno studio di ricerca sul Covid-19 condotto da giovani ricercatori foggiani, partito quasi per gioco, ma di recente pubblicato su una delle migliori riviste scientifiche internazionali, il lavoro unico al mondo realizzato dall'associazione Agora, con l'impegno di 13 ragazzi tra i 14 e i 20 anni, mette in relazione fattori climatici, variabili demografiche e diffusione del SARS-CoV-2, il tutto raccogliendo dati da oltre 200 nazioni. In base a questi dati, gli stati possono decidere di adottare misure più o meno restrittive a seconda del periodo dell'anno per contenere la diffusione del virus. L'esclusività della ricerca risiede proprio nel suo essere onnicomprensiva rispetto alle tante variabili che entrano in gioco nel rapporto ambiente-diffusione del virus. Siamo riusciti ad analizzare fino a 2 milioni di dati. Ne viene fuori un ruolo predominante dell'irraggiamento solare, seguito da temperatura, umidità e precipitazioni. Il contesto in cui nasce tutto è quello di Agora, associazione no profit che da oltre 20 anni opera in Capitanata come incubatore di giovani talenti in ambito biomedico. Si parte dall'età scolare con attività di laboratorio per educare la ricerca scientifica, fino ad arrivare a pubblicazioni prestigiose prima ancora dell'ingresso in università. Obiettivo principale dell'Agora è individuare le eccellenze del territorio e di fornire loro gli strumenti giusti e l'ambiente ideale per lo sviluppo delle proprie potenzialità. Per fare questo ci serviamo della Scuola di Scienze Biomediche, aperta a studenti che vanno dalla quinta elementare fino al biennio delle superiori. In sostanza, il mondo dell'Agora può essere concepito e visto come una sorta di incubatore di talenti, un incubatore a flusso continuo però, perché è in grado di generare ogni anno soggetti dotati di una straordinaria e smisurata passione per la scienza, di un'alta professionalità e di un elevato profilo umano. Covid e carcere, un'altra emergenza. Sentiamo Attilio Scarano.
ASL di Foggia particolarmente disattrezzata, a dirlo Piero Rossi, garante regionale dei detenuti, nel corso della trasmissione Linea Diretta Foggia, andata in onda su Antenna Sud, sul tema dell'emergenza carceri. Il riferimento a quella che sarebbe una conduzione discutibile del carcere dal punto di vista della gestione sanitaria, in capo appunto all'ASL foggiana, che si tradurrebbe quindi in carenza di personale medico specialistico. A Foggia un solo psichiatra su 100 detenuti bisognosi, ha detto nel corso della puntata il segretario nazionale del SAP Federico Pilagatti, e in una certa pigrizia che riguarderebbe gli operatori sanitari negli istituti penitenziari del capoluogo Dauno, che in alcuni casi, allertati sui vaccini da somministrare, avrebbero comunicato che si sarebbero rifiutati. La prima ondata è stata devastante sotto il profilo psicologico, fortunatamente con poche ricadute materiali. Abbiamo vissuto una condizione di grandissima confusione, su questo diciamo, possiamo storicizzare l'elemento, diciamo. Perché la trasmissione di informazioni non è stata repentina, non è stata chiara, e i direttori, devo dare atto, hanno avuto la grandissima capacità, giocata, i direttori e i comandanti, giocata tutta su una sorta di eroismo individuale, e io sono sempre molto perplesso quando una pubblica amministrazione deve far leva sugli eroismi dei singoli. Non direi la stessa cosa se stessimo parlando dell'ASL di Bari o di Brindisi. L'ASL di Foggia è particolarmente disattrezzata. Non so se ai tempi della prima ondata avessero delle carenze strutturali rispetto proprio alla disponibilità degli strumenti come i tamponi, ma fatto sta che il caso di un povero medico che aveva anche una convenzione per svolgere attività in carcere, morto a San Severo, stava per costituire un cluster che invece poi si è risolto tutto in niente nell'attesa che arrivasse una tamponatura che non è mai arrivata. Non so qual è la ragione per la quale non si riesce a far fronte a questa carenza di personale, non so qual è il tipo di presidio garantito dal sistema sanitario in maniera strutturale all'interno, quindi nella medicheria dell'istituto di Foggia. Terminati i lavori di riqualificazione, pronta e operativa la nuova chirurgia e radiologia senologica del Policlinico Riuniti di Foggia. Ecco la nuova chirurgia e radiologia senologica del Policlinico Riuniti di Foggia. 350 metri quadri completamente ristrutturati e nuove apparecchiature elettromedicali altamente innovative e tecnologiche, tra cui due nuovi mammografi di ultima generazione con tomosintesi 3D, un sistema per la biopsia mammaria in posizione prona 3D, oltre a due ecografi specializzati che consentiranno una più attenta diagnostica e prevenzione del tumore al seno. Un'attività di riqualificazione che va a potenziare l'eccellenza della Breast Unit, attivata 5 anni fa, e che rappresenta un nuovo modello di assistenza specializzata nella diagnosi, nella cura e nella riabilitazione psicofisica delle donne affette da carcinoma mammario. Noi siamo molto felici di questa innovazione, soprattutto tecnologica, per il poliambulatorio integrato di radiologia diagnostica senologica e di chirurgia senologica. L'ambulatorio è integrato perché oggi la multidisciplinarità è quella che garantisce alla paziente la miglior cura possibile, dovunque essa sia. Quindi la possibilità di continuare, come sempre abbiamo fatto, in un ambiente questa volta nuovo, maggiormente quindi spazioso, più all'altezza di quelle che sono le aspettative del nostro policlinico, quindi di essere quindi un istituto di ricerca e anche di accoglienza moderno per le donne che hanno il tumore della mammella, ci riempie di piacere e anche di orgoglio. Le attrezzature sono diverse. Io porrei l'accento sulla doppia tomosintesi, quindi sulla doppia mammografia 3D, che comunque è una attualità da qualche tempo, la mammografia tridimensionale, ma soprattutto la possibilità di eseguire biopsie stereotassiche, quindi su guida mammografica in 3D, che è una vera innovazione della nostra terra. A questo aggiungiamo poi macchine performanti come quella che vedete alle mie spalle, ecografiche di ultima generazione top di gamma, che chiaramente migliorano la possibilità di visione di lesioni anche molto piccole.
Torna nelle mani della città di Barletta lo storico faro napoleonico del porto, la consegna al presidente dell'autorità del mare Adriatico Meridionale, Griffi. Torna alla città di Barletta lo storico faro napoleonico del porto, la riconsegna simbolica da parte del direttore di Mari Geni Mil Taranto Gennaro Grilli al presidente dell'autorità portuale del mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi per il tramite del comandante del porto di Barletta Roberto La Rocca. Qui siamo sempre nel demanio marittimo e la gestione passa dalla marina, dalle autorità militari, alle autorità civili, in questo caso all'autorità di sistema portuale. E passa perché questo bene, che non è più funzionale alla funzione sua storica, cioè di lanterna, possa diventare un importante attrattore turistico. Questa storia può essere utilizzata molto bene come strumento di marketing territoriale nel momento in cui ci stiamo apprestando a lanciare Barletta anche come destinazione turistica. Come vedete in lontananza là è la stazione marittima, praticamente è pronta, è quella là, mancano solo gli arredi. Quando avremo gli arredi, fra una ventina di giorni, insomma, entro il mese di maggio, la potremo inaugurare, iniziare a mettere nei cataloghi. A settembre nel Sea Trade potremo con orgoglio proporre Barletta e porteremo anche quello che stiamo facendo qui sul faro, come mi piacerebbe nella ottica nuova turistica poter discutere con l'API per quanto riguarda il recupero estetico dei depositi. Io ho chiesto, proprio per le ragioni di marketing territoriale, alla principessa Beatrice di Borbone a giugno di venire a visitare il faro, di venire a Barletta a visitare il faro, e poi ho scritto al discendente dell'imperatore Giovanni Cristoforo Napoleone Bonaparte di poter venire poi, quando sarà pronto, ad inaugurarlo. Un primo risultato raggiunto e che guarda al futuro turistico della città e del porto. Un risultato oggi importante ma soprattutto simbolico, perché un anno fa, gennaio del 2020, un tavolo istituzionale con l'amministrazione, il sindaco, l'autorità portuale, abbiamo deciso tutta una serie di questioni importanti che riguardano il territorio, tra cui c'era anche questa vicenda del faro che ritorna alla città di Barletta, e quindi con l'impegno dell'autorità portuale adesso a consolidarlo e a valorizzarlo. Può essere l'inizio oggi di tutta una serie anche di importanti opere infrastrutturali, tra cui l'allungamento dei muli e a breve, speriamo con le autorizzazioni della regione, il dragaggio. Il sindaco inoltre intravede la possibilità di un vero e proprio museo del mare per richiamare la cultura marinara barlettana. Colgo l'occasione per ringraziare soprattutto il senatore Damiani, perché ha profuso tutto l'impegno affinché questa proprietà che era della Marina Militare ritornasse alla proprietà pubblica. Ringrazio quindi anche Patroni Griffi, che si è impegnato, si è accollato le spese di restauro, e spero che dopo questo passaggio i lavori procedano speditamente, perché si possa visitare e godere di questo monumento storico che appartiene alla storia portuale della nostra città. E forse questo sarà il luogo adatto per fare il Museo del Mare, perché la città di Barletta non dimentichi le sue origini marinare. Strade senza denominazioni e numeri civici, i disagi di Borgo Incoronata, frazione a pochi chilometri da Foggia. Strade senza denominazione, numeri civici assenti, ambulanze, postini e corrieri completamente disorientati. È quanto denunciato dal comitato di quartiere del Borgo Incoronata, frazione a pochi chilometri da Foggia, che conta all'incirca 1.500 abitanti. Una richiesta protocollata in comune e attenzionata dai due consiglieri comunali, Concetta Soragnese e Salvatore De Martino, che da sempre mostrano una particolare sensibilità per i quartieri periferici di Foggia. I nostri riscontri sono iniziati quando c'erano da fare degli interventi tecnici, urbanistici per quanto riguardava la borgata, e non avevamo dei riferimenti di vie o strade, abbiamo dovuto quindi rifarci alle coordinate Google. Così come i problemi riguardano la consegna dei pacchi, della posta, della corrispondenza, ma soprattutto i mezzi di soccorso che a volte non riescono ad arrivare da chi ne ha bisogno. Un'azione che si inserisce in un contesto molto più ampio di attenzione e sensibilità per i quartieri periferici di questa città. Sì, questa mozione non è altro che uno dei passaggi che noi abbiamo affrontato
in questi quasi 2 anni di consiliatura, ma per quanto mi riguarda è un impegno che viene da lontano, dalla costruzione, dalla costituzione di comitati di quartiere e soprattutto di un'attenzione che c'è stata anche con la mia associazione Gente di Foggia e quindi non solo con l'attività consiliare nei confronti dei cittadini che vivono situazioni di disagio in quartieri periferici e in borgate che sono state per troppo tempo lontane dalla politica e la politica a questi cittadini deve delle risposte. Stiamo portando avanti un impegno che non coinvolge soltanto Borgo Incoronata ma sin dall'inizio della legislatura anche Borgo Seggezza, Rione Diaz, Rione Martucci, un po' Rione Candelaro, un po' tutte le zone periferiche che negli anni storicamente hanno sofferto una lontananza della politica dai cittadini. Prima ha puntato un coltello alla gola al farmacista, poi quando si è accorto che in cassa c'erano pochi spiccioli lo ha aggredito con pugni e calci prima di fuggire. È accaduto in una farmacia del centro di Foggia dove il farmacista ha riportato fortunatamente solo lievi ferite. Secondo quanto si apprende, il rapinatore, che aveva il volto parzialmente coperto con una mascherina e indossava un cappellino, ha fatto irruzione nella farmacia dove in quel momento c'erano la vittima e altre 2 persone. Un ricorso al TAR Puglia contro il silenzio del Ministero della Giustizia di fronte alla richiesta di garantire il distanziamento nel carcere di Bari è stato depositato dagli avvocati Alessio Carlucci e Luigi Paccione con il sostegno dell'associazione Nessuno Tocchi Caino. I legali nell'aprile 2020, in pieno lockdown per la prima ondata dell'emergenza Covid, aprirono una class action procedimentale invitando il Ministero della Giustizia ad adottare ogni misura atta a garantire all'interno della casa circondariale di Bari il rispetto della normativa sul distanziamento. La polizia ha arrestato un uomo in pieno centro a Bari per un tentativo di rapina ai danni di un 54enne. I militari dell'esercito impegnati nei pattugliamenti in piazza Aldo Moro hanno assistito all'aggressione da parte di 2 persone ai danni del malcapitato e hanno chiamato la polizia. I militari sono riusciti a inseguire e bloccare uno dei 2 responsabili. Sul posto sono comunque intervenuti i poliziotti della Volante che hanno arrestato l'uomo, un 21enne gambiano. È tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.